L'ultima pagina del nostro TG è per un personaggio speciale. Ha creato la prima associazione di volontari per la protezione civile in Calabria. Ha insegnato a decine di giovani a diventare custodi del proprio territorio e da 25 anni coordina le emergenze ambientali della regione. E tutto questo da una carrozzina. Maurizio Dischino ha incontrato per noi questo straordinario calabrese da esportazione. Io quando finisco i corsi dei nuovi volontari dico sempre: ragazzi, voi siete gioiellini e forse l'associazione è un contenitore, è una scommessa. Lavorare con i giovani di Tiriolo in provincia di Catanzaro e del territorio circostante è la scommessa su cui Mimmo Rocca sta puntando da 26 anni attraverso il gruppo di volontari Diavoli Rossi, un'associazione di puro volontariato il cui nome già fa capire che ha a che fare soprattutto con lo spegnimento degli incendi boschivi. Io ricordo quando siamo nati, nell'82, eravamo soli, terribilmente soli, l'unica associazione di volontariato di questo tipo qui in Calabria, ovunque ti giravi il deserto. Oggi l'associazione conta 36 volontari attivi e 6 mezzi, da quest'anno anche giovani in servizio civile. Facendo antincendio boschivo salvaguardiamo il bosco, però lo salvaguardiamo anche il territorio dalle frane, dagli alluvioni. Significa tantissimo, significa anche coinvolgere tantissimi giovani e meno giovani a essere protagonisti attivi del proprio territorio. 48 gli interventi solo nel 2007, ma i volontari del gruppo Diavoli Rossi non si muovono solo per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, vengono infatti impiegati in tutte le emergenze di protezione civile che investono la Calabria. I volontari inoltre sono così concreti che con il loro fare mettono in discussione la veridicità delle istituzioni calabresi in un'emergenza come quella degli incendi boschivi. Una cultura che una volta esisteva qui ed era forte, cioè quella dell'abitare in maniera dolce il nostro territorio, adesso si è persa. Ma sono tante le barriere burocratiche che ha dovuto superare Mimmo Rocca in 58 anni di vita, barriere che lui definisce più insidiose di quelle che lo costringono a stare su una sedia a rotelle da quando ha 10 anni a causa di un'amiotrofia spinale. Mimmo però ha sempre guardato più in là di ogni ostacolo. Io mi baso sempre sul concetto della solidarietà. E sono convinto che con la logica del dono si può costruire una società più giusta.